Hallelujah. I have the privilege today to share from the Word of God. Ho il privilegio di condividere la parola del Signore oggi. And today is the last day of the year 2017. Quindi oggi è l'ultima giornata dell'anno 2017. Can you believe it? Riuscite a credere? One more year has passed. È già passato un anno. And a new one is coming. E un altro anno sta arrivando. And it's all tomorrow is the first day of the new year. Domani sarà il primo giorno del nuovo anno. And I'm sure that everyone, as usual. Sono sicuro che ognuno di noi, come sempre, or most of you, o almeno alcuni di voi, you have your resolutions list ready. La lista delle vostre promesse per l'anno nuovo. New decisions, new beginnings. Nuove decisioni, nuovi inizi. Isn't that right? È giusto, vero? And probably more than sure, the weight loss resolution is theirs forever. Sono sicuro che l'ultima promessa è già là. Am I right? È giusto. And while I was praying and thinking, what does the Holy Spirit want to tell us for this new year? E mentre pregavo e cercavo di capire cosa lo Spirito Santo voleva che noi facevamo in questo nuovo anno. What is something that could help us even in those resolutions? Qual è qualcosa che ci aiuterà anche nel fare queste promesse? And I had on my heart to talk today about faith. Avevo nel mio cuore di parlare per la fede. To understand a little bit more about faith. Per comprendere e capire meglio la fede. It will not be everything. Non sarà tutto là. Because you cannot do it in 1 hour. Perché non riesci a spiegare tutto in un'ora. But I'll try by the Holy Spirit to give you a few nuggets. Ma attraverso lo Spirito Santo cercherò di dare alcuni. A few hints, a few things that could help you. Alcuni indizi per aiutarvi. Set you on the right direction for the new year. Così vi per farvi capire la nuova direzione nel nuovo anno. And the main text will be from Romans 4:13-22. Il testo sarà da Romani 4:13-22. And everything is there in English and Italian, so you can just listen. Quindi in inglese e in italiano. And just engage with the message. E se potete anche far parte del messaggio. But why faith? Perché la fede? I have two reasons, two main reasons. There may be more, but two reasons. Ho due ragioni, ci saranno di più, ma due ragioni. The first reason is to make spiritual and material progress in 2018. La prima ragione è per fare progressi spirituali e materiali nel 2018. Faith is the cause of your progress. Perché la fede è la causa del tuo progresso. The physical world is determined by the spiritual world. Perché il mondo fisico viene determinato dal mondo fisico. And faith is a law. Dal mondo visibile. And faith is a law. E la fede è la legge. It's a spiritual law of the kingdom. È una legge spirituale del regno. By which we function in the kingdom of God. E noi funzioniamo in questo modo nel regno and del Signore. Romans 3:27 says this. Romani 3:27 dice questo. Where is boasting then? Dove dunque il vanto? It is excluded. Esso è escluso. By what law? E per quale legge? Of works? Delle opere? No, but by the law of faith. No, ma per la legge della fede. Faith is a law. La fede è una legge. That works every time. Che opera sempre. When it's applied and understood correctly. Se viene applicato e compreso in modo giusto, corretto. It's the same thing as the law of gravity, law of electricity. È la stessa cosa della legge della gravità, della legge dell'elettricità. When God created the world, He already put those laws in the world. Quando il Signore ha creato il mondo, aveva già messo queste leggi nel mondo. But it took years for people, hundreds of years for people to discover them. Ma ci è voluto centinaia di anni per le persone di scoprire. And even the law of aerodynamics. Anche la legge dell'autodinamica. The planes, the possibility of flying today. Anche la possibilità di volare oggi. It was there. Era già là. But people had to find it out. Ma le persone dovevano scoprirlo. Spend years in research. Hanno fatto tante ricerche. Timeless hours in testing and testing and persevering. Tante prove, tanti test. Until they perfected and perfected and perfected it. Finché l'hanno perfezionato di più. And today we have it working all the time. E oggi noi abbiamo e vediamo che funziona. When it's applied correctly, every law is the same. Quindi ogni legge è lo stesso. And in the kingdom of God, there is more clarity than in the physical world. E anche nel regno del Signore c'è più chiaro che nel mondo visibile. There's no confusion in the kingdom of God. Non c'è confusione nel regno del Signore. And there is clarity in the kingdom of God. C'è chiarezza nel regno del Signore. And it's not up to God. It's not up to God to make your faith work.
non è del Signore di far funzionare la tua fede. It's up to us Christians. Ma è per noi cristiani. Because the Bible says work out your salvation. Perché la Bibbia dice devi lavorare per la tua salvezza. Work out your faith. Devi lavorare per la tua fede. What is the thing that overcomes the world today? Qual è la cosa che sconfigge il mondo oggi? Your faith. La tua fede. Our faith. La nostra fede. We have to put it to work. Dobbiamo mettere in opera la nostra fede. And if you don't see results yet, e se non vedi ancora i risultati, continue and persevere and persevere. Continui in perseveranza. Don't think that something wrong in the God side. Non credere che c'è qualcosa di sbagliato dalla parte del Signore. Or God doesn't want to answer. Forse perché il Signore non vuole ancora rispondermi. Why don't you think that maybe there is something that you don't know yet? Ma forse devi pensare che c'è qualcosa che neanche non lo sai, non capisci. On how to apply faith. Come applicare la fede. Or how to make it work. E come far funzionare la fede. The Holy Spirit can give you more revelation and more revelation. Lo Spirito Santo ti può dare tante rivelazioni. And then you put it to work and see it working. E così puoi mettere in opera e vederlo in opera. And if it's not working, persevere until you see it working. E se non funziona ancora, devi essere là in perseveranza finché lo vedi che the funziona. The devil will fight you to the death. Perché il diavolo ti combatterà fino alla morte. To keep you from having your first victory. Perché non vuole che tu possa avere la tua prima vittoria. Because if you have your first victory, perché se tu hai la tua prima vittoria, boy, you're gone. Tu poi sei vittorioso. You will be grown in faith. The next one will be easier. Tu sarai molto cresciuto in fede, la prossima cosa sarà molto so facile. Every resolution that you already made for the new year, quindi ogni promessa che tu hai già fatto per il nuovo anno, approach it by faith. Devi applicarlo con la fede. And then it will yield results. E poi vedrai i risultati. If you approach it by human strength, se tu lo metti in opera con la forza umana, it will last maybe 2-3 weeks, 1 month. Durerà solo 2 settimane, 1 mese. Depending on your mental discipline. Dipende dalla tua disciplina mentale. And how strong you are. E quanto forte tu sei. And the second reason, e la seconda cosa, is to please God. È per compiacere Dio. The Bible says in Hebrews 11:6, Ebrei 11:6 la Bibbia dice, without faith, ora senza fede, it is impossible, è impossibile, to please God. Piacere al Signore. It doesn't say without prayer. Non dice senza la preghiera. It doesn't say without good works. E non dice senza le buone opere. It doesn't say without holiness. E non dice senza santità. Although those things please God. Anche se tutte queste cose danno piacere al Signore. If you don't have faith. Ma se tu non hai fede. If you don't approach those things by faith. Se non applichi tutte queste cose con la fede. It is impossible to please Him. È impossibile piacergli. So I think these two reasons are strong enough for us to see more of the faith. E io penso che queste due ragioni sono più forti per avere la fede. To make progress. Per fare un progresso. And to please God. E per compiacere il Signore. Do you agree? Siete d'accordo? So let's move on. Let's define faith. Andiamo avanti. And let's open to our main text. La definizione di fede. And let's start reading from verse 13, Romans 4, verse 13. Iniziando a leggere Romani 4, 13 fino a 22. The Italian people, you can read it down. It's translated in Italian. I'll read it just in English. For the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham, or to his seed. I'll read it just in English. Or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. For if those who are of the law are heirs, faith is made void, and the promise made of no effect, because the law brings about wrath. For where there is no law, there is no transgression. Therefore, it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Verse 17. As it is written, I have made you a father of many nations in the presence of him whom he believed. God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Let's stop here for a moment. Fermiamoci qua per un momento. And let's notice two things in this verse. Mettiamo queste cose in chiaro. That God is a miracle God. Il Signore è un Dio dei miracoli. Because he gives life to the dead. Lui fa rivivere i morti, dà vita ai morti. That's a miracle right there. Questo è già un miracolo, giusto? He gives life to your dead bank account. Lui dà vita al tuo conto bancario che è a zero. To your dead womb. Al tuo grembio morto. To your dead business.
al tuo business model, to your dead job, al tuo lavoro che è già morto, to everything that's dead in your life can come to life. Che è morta nella tua vita può venire in vita. And second thing, e la seconda cosa, God is a faith God. Il Signore è un Dio della fede. Because He calls things which do not exist. Perché lui chiama l'esistenza le cose che non sono. As though they did. Così come erano. And that's the definition of faith. E questa è la prima definizione della fede. It's one of them. It's one of them. È uno di quelle. We can define faith in multiple ways, but this is one of them taken from this verse. Possiamo definire la fede in tanti modi, ma questo è uno di quelle. Faith is calling into material existence. La fede sta chiamando nell'esistenza materiale. Things that are real in the spiritual realm. Cose che sono reali nel regno spirituale. But don't exist yet in the natural realm. Ma non esistono ancora nel regno naturale. Notice that God didn't change Abraham's name into Abraham so that he would become the father of many nations. Dio non ha cambiato il nome di Abramo in Abramo finché lui diventava padre delle nazioni. But God made him first the father of many nations. Ma il Signore ha già fatto prima lui il padre delle nazioni. In the spiritual invisible realm. Nel mondo invisibile. And then changed his name from Abram to Abraham. E poi ha cambiato il suo nome da Abramo in Abramo. To correspond with what has already happened in the spiritual realm. Rispondere a quello che era già successo nel regno spirituale. So God started calling him Abraham, the father of many nations. Quindi lui ha già chiamato lui Abramo il padre delle tante nazioni. Thus calling the things that were in the spirit. Chiamando così come era nel mondo spirituale. As though they existed already in the natural realm. Come esistevano nel regno naturale. Imagine Abraham going around, hey, how are you, father of many nations? Quindi immaginate se qualcuno le chiamava, ehi Abramo, come stai tu, padre della nazione? And his wife is barren. E la sua moglie era, non poteva fare figli. And his body is almost dead, he's 100 suo years. Suo corpo era già morto perché aveva 100 più anni. But he's called the father of many nations. Ma lui era chiamato il padre di tante nazioni. Isn't that crazy? È una pazzia, vero? But it was real in the spiritual realm. Era reale nel mondo For spirituale. For God was exactly as done. Perché per il Signore era già fatto. And also notice one important thing, and here is something that you might have missed. E c'è qualcosa che tu se non riuscite a capirlo. Faith is not calling what is what you see. La fede non sta chiamando quello che tu già vedi. As they don't exist. Come che se non esistesse. It's calling what you don't see. Ma sta chiamando quello che tu non as vedi. It exists. Come se esistesse. I'll give an example. Let's say you have a sickness on your body. Vediamo se capiamo se tu avessi una malattia nel tuo corpo. A tumor, no, or something, anything. Qualcosa. You don't say tumor, you don't exist in the name of Jesus. Tumore, tu non esisti in nome di Gesù. No, you say you call what you want, you call health which you have in the spiritual realm. Ma tu chiami la salute che tu hai già nel mondo spirituale. In the body you are healed in the name of Jesus. E tu dici corpo, tu sei guarito in nome di Gesù. You have already been healed by Jesus' stripes 2,000 years ago. 2,000 anni fa tu sei già stato guarito dalle crociate di Gesù. So health is ours. Quindi la salute è nostra. We just need to bring it in the natural. So dobbiamo portarlo nel mondo spirituale. By our voice. Con la nostra voce. Let's move on. Andiamo avanti. Who contrary to hope, in hope belief, is still talking of Abraham. Versetto 18. So that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be. Let's stop here for a moment. Fermandoci al versetto 18. Have you ever wondered what is he talking about? Avete mai chiesto, cosa sta parlando? Contrary to hope, in hope belief. Con la fede e credere. I'll explain. Vi spiego. Contrary to the hope of the world for his life. Contro ogni speranza del mondo per la sua vita. In the hope of the promise of God. Nella speranza della promessa del Signore. So there are two hopes. Quindi ci sono due speranze. One that is visible and is negative. Una speranza che è visibile e negativa. And you always hear doctors and people saying you can only hope for dying. E i dottori forse anche avete sentito dire tu puoi sperare di morire. You can only hope for just staying in bed. Puoi solo sperare di rimanere in vita, ma a letto per tutta la tua vita. What was the human hope in Abraham's
Abraham's case. Ma qual era la speranza umana nel caso di Abramo? His body was dead, as good as dead. Suo corpo era quasi morto. And his wife was barren. E la sua moglie era sterile. But contrary to that hope of the world, ma contrario alla speranza del mondo, he believed in the hope of the promise of God. Lui ha creduto nella speranza della promessa del Signore. That he will have children. Che lui avrà dei figli. Let's move on. 19. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb. Let's stop again here. And we see here the first truth about faith. Now we'll talk about la verità della fede. A few facts, a few truths about faith. Truth number one. Parliamo dei fatti, veri fatti. Strong faith doesn't consider the opposing circumstances. Una forte fede non considera le circostanze opposte. Let's say together, strong faith. Diciamolo insieme, una forte fede. Doesn't consider. Non considera. The opposing circumstances. Le circostanze opposte. They are there. Loro sono già là. They are real. Sono vere. You see them. Tu lo vedi. You cannot say I don't see. You don't exist. Tu non puoi dire tu non esisti, io non ti vedo. But the Bible says to not consider them. Ma la Bibbia dice di non considerare. See this pillar here? Vedete questo, this pillar here? Colonna, okay. I can try to bang my head in this pillar. Di battere la testa. I can try to push it. O di spingerlo. I can try to shout at it. Okay. Posso anche urlare addosso. And if he had a face. E se avessi una faccia. He would probably look at me. What are you trying to do? Mi direbbe, ma cosa stai cercando di fare? He doesn't move. Lui non si muove. He doesn't consider me. Non mi considera affatto. That's how we need to be in faith. Così anche noi dobbiamo essere nella nostra fede. To be strong in faith. Di rimanere forti nella fede. You don't consider opposing experiences. Tu non prendi in considerazione le circostanze opposte. Let's take an example about fasting. Prendiamo anche l'esempio when you fast, you don't consider food. Quando tu digiuni, non prendi in considerazione il cibo. It will try to tempt you. Cercherà di tentarti. If you feel the smell. E se tu senti il profumo del cibo. But until you eat. Ma finché tu mangi. It doesn't mean that you broke your fast. Non vuol dire che tu hai spezzato il tuo digiuno. In the same way, when you are in faith. Ma nella stessa cosa, quando tu sei in fede. You might experience fear. Tu puoi fare esperienza, puoi avere paura. You might be tempted to give up. Puoi anche essere tentato di lasciare tutto. And suddenly we think that we already lost everything. E poi noi pensiamo che abbiamo perso tutto. But you didn't. Ma voi non avete fatto. Until you change your confession. Finché avete cambiato le vostre confessioni. Exactly like the fasting. E la stessa cosa come il digiuno. The fact that you feel like not so much strong in faith. Il fatto che tu non ti senti tanto forte nella fede. It doesn't mean that you're out of faith. Non vuol dire che tu sei senza fede. Stand up. Alzati. And encourage yourself in the Lord. E tu con coraggio vai avanti con il Signore. And like this pillar, no. E come questa colonna dici no. I will stand here until I see the victory. E rimarrò qua fermo finché vedo la vittoria. Amen. Amen. And the second truth. La seconda verità. Faith is for the present life. La fede è per la vita presente. We like to dream that faith is for the future life. Noi vogliamo pensare che la fede è per una vita futura. But in the future life you will not have giants. Ma nella vita futura tu non avrai giganti. You will not have obstacles to fight with. Non avrai ostacoli per combattere. You will not have the fight of faith. Tu non dovrai combattere per avere fede. Because you are in the heaven. Perché tu sarai in cielo. You don't need faith. Non avrai bisogno di fede là. Faith is only relevant on the earth. La fede è rilevante, ha importanza solo nella terra. Here is where you are called to overcome. Perché tu sei chiamato qua a sconfiggere, a avere vittoria qua. Here is where you are called to overcome. E sei proprio qua che sei chiamato a avere vittoria. We see the Bible that there are things seen and things unseen. Quindi la Bibbia dice che ci sono cose che noi vediamo e le cose che non riusciamo what a vedere. What were the things unseen in Abraham's case? Nel caso di Abramo, cose erano le cose che lui non riusciva a vedere? His child, his suo figlio. Non riusciva a vedere un figlio. What were the seen things? E quali erano le cose che riusciva a vedere? His body. Il suo corpo. And his wife.
e la sua moglie. But the Bible says to not look at the seen things. Ma la Bibbia dice non devi guardare le cose che but vedi. But to the things unseen. Ma devi far vedere le cose che tu non riesci a vedere. To the promise of God. Alle promesse del Signore. Which is a sure thing. Che è una cosa sicura. The third truth, thing. La terza cosa vera. Faith is for overcoming. La fede è per il superamento. Almost every time in the Bible. Ogni volta nella Bibbia. Faith appears in relation to overcoming. La fede appare in considerazione della vittoria. In our era. Nel nostro area. We kind of, I don't know if invented. Non so se l'abbiamo inventato. That when we don't overcome and we are trampled upon. Che quando non riusciamo a avere vittoria. We are stepped on. E noi non riusciamo. We come with all kinds of conclusions. Noi abbiamo tanti conclusioni. That maybe it's not God's will. Forse non è la volontà del Signore. Maybe God wants to grow me in patience. Forse il Signore vuole che io cresco nella pazienza. Have you noticed the growth in patience when you were stepped on? Avete notato? Have you noticed a growth in patience when you are stepped on? Avete notato la vostra pazienza quando siete fermi là? I haven't. Io no. It's interesting that in the Old Testament, nel Vecchio Testamento, whenever the people of God was defeated, ogni volta che la popolo del Signore era sconfitto, the first thing they knew, la prima cosa che loro hanno capito, is that God wasn't with them. È che il Signore non era con loro. And something is wrong. E c'è qualcosa che non va. But in our time, ma nel nostro tempo, in their time, if God was with them, nel loro tempo, se il Signore era con loro, they were supposed to overcome. Loro sempre dovevano avere una vittoria. And in our time, ma nel nostro tempo, in the new creation, in the church era, nell'era della Chiesa, besides persecution for the name of Jesus, oltre alla persecuzione nel nome di Gesù, besides situations when we infringed the free will of other people, e inoltre oltre alle situazioni di altre persone, when the devil tries to put on you a work of darkness, quando il diavolo cerca di mettere parole del buio, depression, addiction, depressione o essere sinful habit, avere abitudini pecaminosi, sickness, death, malattia, morte, you're supposed to overcome it. Tu devi avere vittoria e sconfiggerlo. By the power of the Holy Spirit. Attraverso la potere dello Spirito Santo. By your call to work it out. Ma tu sei chiamato di andare avanti. From inside to outside. Dal dentro al in fuori. And not be trampled upon them. E non devi not be trampled or stepped on. Non devi essere sconfitto. And many times, schiattato. And many times fear attacks our mind. A volte arriva anche la paura nella nostra mente. And we're like when we're faced with a situation, we are attacked. E quando ci affrontiamo una situazione noi siamo là intrappolati. First is because maybe we don't know, we are not sure. Forse la prima cosa è perché non siamo tanti sicuri. If it's God's will for that particular situation for me to overcome. Non siamo sicuri che se la volontà del Signore per quella situazione particolare così io avrò vittoria. I'm not sure, so I fear. Sono sicuro, quindi io timore. Or I don't feel holy enough or spiritual enough. Non mi sento tanto santo abbastanza o spirituale abbastanza. Or simply you believe more than what you see, the negative. O forse tu credi di più a quello che tu vedi, alla negatività. But you know what truth for is? Ma sai cos'è la verità? That fear la paura is faith in the negative. La paura è la fede in negativo. You will always grow in faith. Tu sempre cresci nella fede. One way or another. In un modo o in un altro. Either faith in the world. Anche la fede nel mondo. And in the negative situations. E nelle cose negative. Or faith in the word of God to overcome. Tu puoi crescere nella fede nella parola del Signore così da sconfiggere la vittoria. Notice what happens when you face a situation. Notate cosa che succede quando voi affrontate una situazione. If you step on by it. Se tu sei schiacciato da quello. If you are overcome by it. Tu se quella situazione ti sconfigge. God doesn't receive so much glory. Il Signore non riceve tanta gloria. And you don't grow in faith. E tu non cresci nella fede. Because the moment you are overcome by a darkness situation. Perché nel momento che tu vieni sconfitto da quella situazione. Your mind is affected.
la tua mente viene aperta. And you believe more that situation than the word of God. E tu poi credi più a quella situazione che alla parola del Signore. And next time when you face a similar situation or the same situation. E la prossima volta che tu affronterai la stessa situazione. Because last time you were defeated. Siccome l'ultima volta tu eri già sconfitto. This time you won't even think to pray for it. E questa volta tu neanche ci pensi per pregare. Because you already have a record. Perché hai già un. So you have a faith, but not the right faith. Quindi tu hai fede ma non metti in pratica. But when you overcome by faith. Ma quando tu hai la vittoria nella fede. God gets all the glory. La gloria prende tutto il Signore. From you and from other people who see you. Il Signore prende tutta la gloria da te e anche dalle altre persone che hanno visto te. And see the results. Visto i risultati. And you grow in confidence. E tu cresci in confidenza. Because now. Perché adesso. Oh, I defeated this one. I can defeat a bigger thing. Io ho sconfitto questa situazione, quindi prossima volta posso fare di meglio. Think about David and Goliath. Pensate a Davide e Goliath. He first defeated the lion. Lui prima ha sconfitto il leone. His first victory. Per la sua prima vittoria. The second victory, it's a little bit bigger. La seconda vittoria è molto più grande. It's a bear. È un orso. By the time he gets to Goliath, alla fine quando arriva davanti a Goliath, he is already pumped up. Lui è già forte, si sente forte. Who is this guy? Ma chi è questo? Notice the difference between his spirit and the army spirit. Notate la differenza del suo spirito e anche lo spirito dell'esercito. The army believed what they see more. L'esercito ha creduto a quello che vedeva davanti. David believed what he didn't see. Ma Davide ha creduto a quello che non vedeva. But he experienced it. Ma lui aveva già fatto esperienza in passato. Which were the things seen and unseen in David's case? Nel caso di Davide, quali erano le cose che vedeva e le cose che non vedeva? The giant was seen. Il gigante era già là, si vedeva. His victory over the giant is unseen. La sua vittoria sul gigante è una cosa che non si vede. Did David overcome or he was stepped on? Davide ha sconfitto o era già sconfitto? He overcame. Lui ha sconfitto. Did God get the glory when he overcame? E il Signore ha preso tutta la gloria quando lui ha sconfitto il gigante? Yes. Not only from David. Non solo da Davide. We hear sometimes, oh, if you do this, you will get proud. Noi delle volte diciamo, se tu fai questo, tu diventi orgoglioso. If all of us do this, ma se tutti noi facciamo la stessa cosa, there wouldn't be reason for pride. Non ci sarà ragione di orgoglio. Because everybody does it. Perché tutti kills giants. Alla fine tutti uccidono i giganti. What happened with David's faith? Ma cosa è successo con la fede di Davide? Man, by the time he finished with the Goliath, he was already ready for life. Quando ha sconfitto il gigante, lui era pronto per la vita. But see how one victory after victory after victory you grow in faith. Quindi dopo ogni vittoria, vittoria dopo vittoria, tu cresci nella fede. That's growth in faith in the Word of God. E questo è crescere in fede nella parola del Signore. The same with the three young men. È la stessa cosa con un giovane ragazzo. In the furnace when they were asked to worship an idol. Nella fornace, tre giovani ragazzi. Shadrach, Meshach and Abednego. Shadrach, Meshach e Abednego. Were they stepped on or they overcame? Loro erano sconfitti o hanno avuto vittoria? Did God get the glory? E il Signore ha ricevuto la gloria. One example. Also with Daniel. Anche con Daniele. Was he stepped on or he overcame? È stato sconfitto o ha avuto la vittoria? He overcame. Lui ha avuto and la vittoria. See, almost every time in the Bible, in the Old Testament and New. E se vedete ogni situazione della Bibbia, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento. God likes to win. Il Signore piace vincere. He likes you to overcome. Il Signore piace che voi abbiate la vittoria. I have a son and many of you have children. Io ho visto che tanti di voi hanno figli. Would you like your son to be failed of all his exams in life? Ti piacerebbe che tuo figlio fallisce in ogni esame della sua vita? And to be frustrated and be trampled upon by every challenge? Frustrato da ogni sfida? No. No. When he passes his exams. Ogni volta che lui passa un esame. He grows, he matures. Lui cresce, diventa più maturo. And you as a father, you boast with your son. E tu come padre, tu diventi orgoglioso. That's how the father boasts with you. È così che il padre nostro nel cielo è orgoglioso di te. Don't be frustrated if you didn't have a result. Non devi essere frustrato se non vedi i risultati. Maybe the person you pray for still remains sick. Forse la persona che tu hai pregato è ancora sta male in malattia. Maybe the person even died. How it happened to me? Ma la cosa se la persona non è morta? Did I stop?
Non ho ancora smesso di pregare. No, the next one will be better. Perché la prossima volta sarà meglio. And I'll get to the point where I raise the dead. E io arriverò al punto dove io con la mia preghiera risuscito i morti. Because that's what the Bible calls us to do. Perché questo è che la Bibbia ci chiama a fare. Matthew 10:8, heal the sick. Di guarire i malati. Raise the dead. Dare i morti, cast out devils. Di cacciare i demoni. Next slide. Verse 20 and 21 and we'll almost close. Next slide, please. Verse 20. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. And this verse 1 Kings 18:21 is about Elijah. But I won't read it. Quindi Re 18:21 parla di Elia. Verse 20 says that Abraham did not waver. Versetto 20 dice che Abramo non vacillò. Can you move to the next slide? And the last truth for today. E l'ultima verità per oggi. Strong faith doesn't waver. La forte fede non vacilla. It's not like today I believe, I command. No, non è che oggi io credo, io comando. Tomorrow I don't believe so much. E domani non credo tanto. And then the third day again, oh, I believe again. E il terzo giorno, sì, io ci credo di nuovo. It doesn't work that way. La fede non funziona così. You say it once. Tu lo dici una volta. With authority. Con autorità. With power. Con potenza. And then you stand. E poi tu stai là fermo. Like this pillar. Come questa colonna. And it will manifest. E sarà manifestato. That's what the Bible says. E quello che dice la Bibbia. Is it either real or not real? Vedo o non vedo. Amen. And the last verse. E l'ultimo verso. The last verse. Next slide. Next one. 21. And being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform, and therefore it was accounted to him for righteousness. Being fully convinced. Era pienamente convinto. Fully persuaded. Molto persuaso. That's faith. Questa è la fede. To be fully convinced. Di essere pienamente convinto. Of what you have in God. Che quello che tu hai nel Signore. When He made you a new creation. Quando Lui ha fatto di te una nuova creatura. He already gave you everything. Lui ti ha già dato tutto. He put in your spirit faith. Lui ha messo nel tuo spirito fede. He gave you health. Lui ti ha dato salute. He gave you blessing. Ti ha dato benedizione. He gave you favor. Ti ha dato favori. Everything is included in the gospel. Ogni cosa che è inclusa nel Vangelo. That's what salvation is. Ed è questo che è la salvezza. And that's what inside of you, that's salvation. Ed è dentro di te la salvezza. You need to work it out in the natural. Tu devi mettere in realtà. But you need to work on your mind. Ma devi iniziare con la tua mente. Today you don't fight with the devil. Oggi tu non combatti con il diavolo. You don't fight with the circumstances. Non combatti con le circostanze. You don't fight with people. Non combatti con le persone. You fight with your mind. Tu combatti con la tua mente. You fight the fight of faith. Tu combatti il combattimento del fede. You fight with yourself to become convinced. Tu combatti con te stesso per essere convinto. And how do you become persuaded? E come diventi persuaso? By the word of God. Dalla parola del Signore. Romans 10:17 says. Romani 10. That faith comes by hearing. La fede arriva dal sentire. And hearing by the word of Christ. E sentire la parola del Signore. Every second of the day. Ogni secondo del giorno. You receive information in your mind. Tu ricevi informazioni nella tua mente. Through your five senses. Attraverso i tuoi cinque sensi. Hearing, seeing. Vedere, sentire, feeling, toccare. And that alters your mind. E questo altera la tua mente. And unfortunately, that's information from this world. E anche questa informazione dal mondo. And that has the power to persuade you in the negative thing. E tutte queste informazioni hanno il potere di persuadere in modo negativo. Because when you see the sickness with your eyes. Perché se tu vedi la malattia con when you see your problem with your eyes. E tu vedi i problemi con i tuoi occhi. You start shaking. Tu inizi a tremare. Oh, who is going to help me? Ma chi mi aiuterà? But when you hear a word like today. Ma quando tu senti la parola come oggi. Let me ask you, how do you feel now? Come vi sentite oggi? In your eyes, in your mind. Does your problem still have any power? Hanno potenza i tuoi problemi ancora? What happened? Cosa è successo? The word of God worked on your mind. La parola del Signore ha lavorato nella tua mente. And persuaded you a little bit more. E ti ha persuaso un po' di più. And you have to continue to take the word and persuade yourself more. E tu devi continuare ad avere la parola del Signore, quindi diventi più persuaso. And that's how you will conquer this year. È così che tu vincerai la vittoria in questo. Put your resolution before God and say, Father. Mettete le
tue promesse davanti al Signore dicendo Padre. I receive right now grace. Io ricevo adesso grazia. By faith. Attraverso la fede. To be victorious in these per essere decisions. Vittorioso in queste decisioni. Amen. That's what I had from the Holy Spirit. È quello che io ho dallo Spirito Santo. And I pray that it will help you. E io prego che vi aiuterà. We worship you, Lord. We worship you, King of Kings, Lord of Lords. We are here for your name. You are glorious, Jesus. Worship you, worship the King of Kings. We worship you, your majesty. You are the Lord of Lords and the King of Kings. There's no one like you. No one can compare with you, Lord. We worship your name. We worship your name. You are holy. You are holy. Let your voice rise up to the King. Let your voice be cut. Rise up to the King of praise. Glorify His name. Joy. Holy Spirit of King. Holy Spirit of King. We can rejoice. Ringraziamo che nella tua presenza noi possiamo gioire. In your presence our hope is restored. Nella tua presenza la nostra speranza è ristorata. And in your presence there's fullness of joy. Nella tua presenza c'è pienezza di gioia. Amen. Amen. Let's give him a hand. Let's give him a hand and praise him. Hallelujah. Glorious.